E bello ragazzi, una nuova top 10 dedicata ai meme, quei cose belle di internet, no? Sì, almeno l'hai detto giusto, io non sopporto quelli che dicono memas. Le memas. Le memas, ti giuro li prenderei a cazzotti nei reni, non ce la faccio. Comunque è un po' particolare sta top 10, non c'è neanche il titolo in basso a destra perché ovviamente i meme stessi ti fanno capire di che stai a parlare. Esatto. E qua iniziamo con lo Zerg Rush, famosissimo attacco di StarCraft fatto da piccole unità che costano poco ma che sono una cifra. Esatto, sono tipo e lì, tantissime. E da lì il meme, ecco qua, guarda quanti meme, tutti Zerg che rushano. Che neanche a farlo apposta è nato dove? In una partita online contro un coreano. Vabbè, ma giusto, i coreani sono ovunque nell'internet. Che ad un certo punto scaglia tutti questi Zerg nella base del nemico e questo qua esce fuori con un OMG Zerg Rush, infatti come le... Sanno everywhere. Tra l'altro se lo scrivete su internet, proprio a testimonianza di quanto è famoso, usciranno tutte piccole O che zergheranno le vostre ricerche di internet. Se voi siete abbastanza veloci da ammazzarle, vincete, altrimenti GG anche in questo caso per... Well played. Per gli Zerg. No, bella nave! Adesso finish invece him. Abbiamo, esatto, il finish him di Mortal Kombat, che non c'è finale più famoso per un picchiaduro. No, qua abbiamo messo dei bei ragazzi che semenano, proprio a testimonianza del fatto che è così tanto virale che la gente ci fa video, ci fa meme, ci fa quello che gli pare. Sì, se vedete un sacco di meme sugli animali è perché ho scelto io, quindi mi piacciono gli animali. È così. No, ma sono fighissime perché sono entrati talmente nell'immaginario collettivo che alcune volte sforano addirittura la barriera videoludica, cioè, sì, come in questo caso. Guarda qua, che movenze. Questo è un fight unico fra gente coi cappelli. Vabbè, si accanisce proprio. No, no, guarda, mo c'è proprio l'accanimento vero. Don Pedro, win. Numero 8. Qui invece cosa c'è? C'è il 2 barrel roll di Star Fox. Aspetta che lo dice. Slippy, walk out. 2 barrel roll. Quanto si accollava. Mamma mia. Ma che poi, cioè, sai che ci ho messo un bel po' per capire che quello era un coniglio? Eh sì, è un coniglio. E comunque qua un sacco di meme su sto barrel roll, che è la scelta migliore da fa quando stai nel pericolo. Tu senza che fa, fai sto barrel roll che magari te servi. Esatto, proprio come quindi... ultima speranza. Qualcuno non riesce come... no. Cioè... Pure qua, ragazzi, se lo cercate su Google, ve impazzite perché ve barrel roll un attimo tutta la situation. Risentivolo un po' perché l'accollo è... Sì, anche perché lo ripeteva abbastanza spesso, cioè era proprio... Una cifra. Fastidioso. E numero 7, chi c'è? Qui invece abbiamo Half-Life 3 Confirmed, praticamente anche qui siamo tutti un po' vittima degli Half-Life 3 Confirmed. Praticamente ogni volta che troviamo o un piede di porco o una somma che dà 3 o un multiplo di 3 in un gioco... Sono 3 pieghe, 3 dita. In un gioco della Valve scatta l'isteria collettiva e tutti che fanno... ipotesi, lucubrazioni sul fatto che probabilmente è un annuncio o un easter egg riguardante Half-Life 3. Sì, poi vedi c'è là dietro, vedi Half-Life 3 se l'è già comprato. Che poi questo era un fake. Vabbè, sì, cazzi, però hai macchie di sugo, eh? Quelle no, sono questo, 3, come me spieghi? Non ho niente da, cioè non ho spiegazione. Vedi, uno il triangolo, c'ha 3 lati, illuminati. Confirmed, raga, confirmed, esce domani, è ufficiale. In anteprima su retroplayers.it la conferma di Half-Life 3. Sesta posizione, Fuck Off Punch, che c'è sta una cifra perché è famoso non tantissimo per il gioco di macchine, ma forse di più per il gioco di Smash, perché esatto, è proprio l'attacco principale di... È il Falcon Punch che te devasta. E te qua ho messo un pezzo di animazione giapponese proprio per farti capire la potenza di questo Falcon Punch, che oltre a essere un pugno devastante è anche un'arma per disintegrare l'intero universo. Guarda, guarda, sì, proprio, cioè, mamma mia. Cioè, guarda adesso, proprio te spacca tutto, cioè non c'è più niente. Però quel foulard non si può vedere, qualcuno sì, gli dica a Capitan Falcon che quel foulard non si può vedere, che se lo levi che non si abbina alla tuta, cioè. E comunque pure qua strausato poi per dare espressione di massimo cazzotto. E dopo andrò in 5, giro a dare cazzotti in bocca gridando Falcon Punch.
Dead Night un canarro in the knee, senza... volevo fare retro players io, eh. Poi ho preso sta freccia nel ginocchio e... lo so, ma tipo, cioè, sono rimasto ammaliato dalla fantastica pronuncia. Anzi, ti dirò di più, prima volevo parlare dei videogiochi in modo serio. E poi ho preso sta freccia e andata a finire. Prima l'inglese lo sapevamo, poi ho preso una freccia nel ginocchio. Ecco, questo è come più o meno è stato internet dopo l'uscita di Skyrim. Cioè, questa è un po' cattiva, però dai. A me c'è stato un periodo che era incredibile. Qualsiasi cosa, stasera ho mangiato la pizza, anch'io avrei mangiato la pizza. Poi ho preso una, cioè tutto. Tutto. Where did the arrow touch you, Sansa? numero 4. Alla 4 invece cosa abbiamo? Abbiamo All Your Base Are Belong to Us. Questa è storia. C'è questo famoso gioco che non mi viene il nome adesso. Zero Wing. Bravo. Che c'è diciamo un'introduzione con una storia, ma è completamente scritto tutto no sense, sgrammaticato, e quindi è diventato famoso proprio perché è una traduzione dal giapponese no sense alla fine. Ci hanno costruito centri commerciali, di tutto. Ci hanno fatto proprio di tutto. Sì, sì. È incredibile. Poi a me non è arrivato tanto sto meme, è una cosa molto antica, però è famosissimo. È anche più americana, diciamo, che qua in Italia, cioè, la traduzione. Guarda quanti. È passata un po' inosservata perché siamo tutti degli ignorantoni. Una cifra. Comunque, all your base are belong to us. Non saprei neanche tradurtelo in italiano. Non ha senso. Cioè, numero 3. Ah, questa è bellissima. It's dangerous to go alone. Take this. Detto un po' dal vecchietto che te dice. Oh, ma cioè, che te pare d'andare in giro? Qua ci stanno i zingari con quei lame. Prendi questa. Prendi anche tu questo gattino che è bellissimo. Eh sì, e poi ovviamente i meme vanno ovunque. Tutte cose stra fluflose che... Qua è un po' un gioco di parole. No, ma è bello che questa, ecco, come dicevamo prima, è uno di quei meme che ha proprio scavalcato anche la barriera di internet, dei videogiochi e tutto quanto. Cioè, anche chi non ha giocato ai videogiochi lo conosce. Una cifra, guarda qua adesso che è Minecraft. Sì, per la serie di gente che non conosce, cioè non sa cosa sono i videogiochi, ecco Minecraft. Canzoni, video d'animazione, ci hanno fatto di tutto su sta frase. Ci hanno anche dedicato una canzone che è stata doppiata poi dagli Orion, che vi consiglio di andare a guardare perché mi fa spisciare da ridere. E seconda posizione, The Cake It's a Lie, questa fantomatica torta che ci promettono dentro Portal come ricompensa al nostro girovagare in tutte queste stanze piene di indovinelli, di enigmi da risolvere. Ma poi alla fine sta torta It's a Lie. È finta. Esatto, bellissima la canzone pure, Still Alive. Sì, anche quella. Però passami una cosa, questo è un meme da hipster. Non lo so, l'ho sempre visto così. Vedi, però pure Peach è una cazzara. Se vieni che ti do faccio la torta. Poi Mario arriva e non trova la torta. Sì, un po' da hipster. Bah, perché il gioco è un po' sarcastico, cioè quelle nicchia. Esatto, un po', non lo so, è un meme strano che però meritava comunque una posizione abbastanza alta secondo noi, perché è famosissimo, famosissimo. E prima posizione non poteva non esserci Leroy. Sentiamo perché è importante per capire. Eccola, Leroy è seduto, vedi. Bellissimo. Mamma mia, io la voglio come suoneria. È stupenda sta cosa. Allora stavano a fare una distanzina dentro il ride, anzi, perché qua parliamo del vecchio ride, questo che è Blackwing Lair, mi pare. E lui impazzisce, mentre spiegavano cosa fa, prende, entra, aggra tutti sti draghetti, che dai lovette escono i draghetti, ammazza tutti. Ci hanno fatto carta di Hearthstone e achievement su WoW, dedicato a una persona che paradossalmente ha rovinato una partita. Sì, però è diventato, ecco qua, questa è l'achievement che potete fare su WoW, ammazzate i draghetti e diventate anche voi un po' un Leroy. Un Leroy Jackass. È Luigi's Death Stare, che non è scala ma è sguardo, quindi è lo sguardo della morte di Luigi che te ciocca malissimo su Mario Kart 8. Guarda che roba. Sì, sì, è proprio come dire, cioè t'ammazza la famiglia. Ti sgozzo, ti buco le gomme appena ti vedo. La cifra è proprio qua, cattiveria là, guarda, mica schiava. Giustamente, dopo è stato bistrattato tutta la vita, sì. Luigi, una soddisfazione gliela vogliamo concedere, almeno un meme. Fagli fare il ganzo in macchina almeno, dai.
Esatto. Comunque ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al primo canale, seguiteci su Telegram, Twitch e Facebook, e niente, guardatevi la top 10 delle Nintendo maturi. Maturi, belle proprio le granny. Bella.